Com'è nata questa iniziativa? Il CSLA, il Centro Soccorso di Isola Adriatico, Protezione Civile Regionale e Protezione Civile Nazionale, opera da circa 12 anni sul litorale della provincia di Macerata, facendo servizio di salvataggio, monitoraggio della spiaggia, recupero di tutto ciò che può essere di intralcio alla balneazione e ovviamente anche come protezione civile, quindi come primo soccorso. Questa che vedete è la sede nostra che durante tutto l'anno viene utilizzata come pronto soccorso. Durante tutto il periodo estivo ogni giorno sono presenti due volontari che possono fare dalle piccole medicazioni agli interventi, come è successo negli anni scorsi anche direttamente con il 118. 25 addetti, tra cui 4 carabinieri della caserma di Civitanova e 5 del personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Civitanova Marche, quindi un progetto H24, 5 defibrillatori posizionati su tutto il litorale della spiaggia civitanovese, a partire dalla bussola sul lungomare nord, da Federico e da G7 sempre sul lungomare nord, alla casetta del CSLA che è questa alle nostre spalle e da Rafael Beach sul lungomare sud. Questo ci dà la possibilità, grazie anche al mezzo che abbiamo, a un quad 4x4 disponibile H24 perché è di nostra proprietà. È semplicissimo, ha due tasti, uno di accensione e uno di scarica. Togliendo questa levetta escono fuori le piastrine che vanno attaccate, una ascellare che va attaccata qui sotto, sotto l'ascella va attaccata, e una qua all'altezza della spalla. Aggiungendo questo e aggiungendo il massaggio cardiaco, che lui ti dà indicazioni, perciò è impossibile sbagliare. Il nostro servizio sarà totalmente 100% completo e penso dai commenti dei balneari di essere orgoglioso di far parte di questa associazione.